Ho lanciato un sondaggio su Instagram, ho detto esce il nuovo sistema operativo, ne vogliamo parlare? Mi avete risposto di sì, e allora eccoci qua, parliamone. Ehi bella gente, benvenuti su No Panic. Se io, le luci e tutto il resto non siamo al massimo, vogliate scusarmi. Da oggi, 25 ottobre, è ufficiale la release, quindi la versione del nuovo sistema operativo di Apple, di Mac, che si chiama Monterey, come la famosa cittadina, famosa perché adesso Apple l'ha rispolverata, cittadina costiera appunto californiana. Per prima cosa peschiamo il nostro Mac che è già aggiornato con la beta di Monterey, peschiamo l'iPad e peschiamo un buon vecchio taccuino cartaceo su cui ho preso qualche appunto e vediamo un po' quali sono le novità di macOS Monterey. Intanto parte il Mac. Intanto che aspettiamo che il Mac si accenda, vi ricordo se volete seguire i video che compaiono su questo canale di iscrivervi cliccando qua sotto. Lo scopo del canale è quello di aiutarvi, di darvi risposte, quindi se avete domande commentate. Se i video vi piacciono mettete un mi piace, sempre qua sotto. E invece se volete seguire le varie vicissitudini extra YouTube potete andare su Instagram a nopanictv underscore. Trovate i profili social anche su Facebook, potete contattarmi su Telegram, ma adesso andiamo avanti. Perfetto, eccoci qua con il nostro bellissimo computer. La prima cosa che viene sicuramente all'occhio è cambiato lo sfondo, così come ci ha abituato Apple con i suoi vari sistemi operativi. Cosa c'è di nuovo su Monterey? È stato presentato all'evento di Apple che si è svolto il 7 giugno del 2021. Tutti i prossimi Mac che verranno immessi sul mercato, soprattutto i nuovi Mac presentati appunto settimana scorsa, quindi il MacBook Pro 16 pollici e il MacBook Pro 14 pollici con i processori M1 Pro ed M1 Max usciranno dalle fabbriche con questo sistema operativo. Tra le principali novità di questa versione del sistema operativo c'è AirPlay, quindi se noi abbiamo un video sull'iPad, ad esempio, possiamo decidere di vederlo sul computer. Qui nello share ci fa una ricerca dei dispositivi, troviamo AirPlay e Bluetooth device. Selezioniamo questo e ci viene mostrato che c'è la possibilità di fare appunto l'AirPlay sul computer, quindi selezioniamo il computer e automaticamente il nostro video sarà mandato quando noi andremo a fare play. Verrà visualizzato come starete vedendo qui di fianco, immagino, sul nostro computer, quindi lo gestiamo dall'iPad ma lo vediamo su un altro dispositivo. Questa operazione era fattibile su Apple TV, oggi è disponibile anche per i Mac. Altra cosa interessante che ho trovato molto carina è il full immersion. Quello che era stato introdotto già con iOS 15 sui dispositivi iPhone e iPad viene aggiunto anche al computer, ovvero nel centro di controllo qui abbiamo lo spazio focus dove possiamo scegliere appunto di impostare non disturbare, sleep oppure personalizzarlo. Da appunto iOS 15 c'è la possibilità di personalizzare il non disturbare. Se andiamo a impostare qui il non disturbare, automaticamente questo verrà attivato anche, non so se si vede, anche su tutti i nostri dispositivi, quindi iPhone, iPad, tutti i dispositivi collegati con lo stesso iCloud. Un'altra cosa interessante, sempre del centro di controllo, è il fatto che ci venga mostrato, così come succedeva già su iPhone, se la telecamera o il microfono sono in uso. Un'altra cosa che ha cambiato il proprio design poi è Safari. Safari, infatti, nella versione di macOS Monterey ne esce ridisegnato e con alcune novità. Intanto la barra è cambiata, vengono aggiunte un po' di cose qua sul tastino, direttamente sulla barra. Noi andiamo sul sito di Apple, andiamo a vedere appunto Monterey, la pagina di Monterey. Qui viene aggiunta la possibilità di aprire appunto i pannelli che ci sono aperti, un po' come succede su iPhone, la possibilità di aggiungere appunto nuovi pannelli. Vedete qua le tab aperte vengono visualizzate diversamente rispetto a prima e poi vengono aggiunti i gruppi di pannelli, quindi è possibile creare dei gruppi di pannelli che andando appunto a selezionarli ci apriranno le pagine che avevamo deciso di inserire
in quel gruppo. Io, ad esempio, ho delle pagine di lavoro e Google Translate. Se torno a OneTab, mi farà rivedere l'unico tab che stavo guardando, quello del sistema operativo. Questa cosa rispecchia un po' quelli che erano i workflow di Opera, di cui avevo già parlato quando avevo parlato dei sistemi operativi, dei browser. Sul sito appunto della preview, dell'anteprima di macOS Monterey, viene detto molto socievole. Perché? Perché con macOS Monterey, così come è già successo su i device mobile, FaceTime e messaggi si aggiornano per cambiare il loro modo di essere, perché appunto nasce la possibilità di fare share play, ovvero di condividere quello che state guardando con altre persone che sono in chat con voi su FaceTime. Dice qua, infatti, le chiamate con FaceTime entrano in una nuova dimensione, potrai condividere il tuo schermo o tutto quello che guardi o ascolti. Guardare insieme, ascoltare insieme, sarà possibile condividere anche la musica. Questo sinceramente non l'ho provato, quindi non so dirvi se funziona con Spotify e con tutti gli altri servizi di streaming oppure se solo con Music. FaceTime diventa un po', si avvicina un po' di più a quello che sono Zoom, Meet, eccetera, per le videoconferenze. Appunto, aggiungendo la possibilità di condividere lo schermo, già si era fatto un passo avanti. Si aggiunge un miglioramento appunto dell'audio, che dà l'idea di avere la gente che ti parla di fianco, da destra piuttosto che da sinistra, a seconda di dove si trova. Software migliora anche il microfono, che avrà una cancellazione dei rumori maggiore. FaceTime sarà accessibile da chiunque semplicemente aprendo un link, così da poter invitare chi si vuole alla chiamata. Ripeto, ci avviciniamo ad un software di videoconferenza, non più ad un software di semplice videochiamata come era fino ad oggi. Note, anche l'applicazione Note cambia e si migliora, così come succedeva su Windows ormai già da parecchio, con Sticky Notes, che poi erano sparite su Windows 10, poi sono tornate, insomma. Anche lì c'è stato un po' di passi indietro, come è successo adesso con Apple nell'ultimo evento, se l'avete visto. Note diventa un'applicazione un po' più accessibile su macOS Monterey, perché è possibile, o andando nell'angolo dello schermo, come posso fare io qua, vedete che compare una cosettina qui e ci apre automaticamente la nota, oppure premendo FNQ, che è uno shortcut predefinito ma si può cambiare. La possibilità di aprire una nota e creare la nota. Tra l'altro, le note adesso supportano anche gli hashtag, quindi potrete raggrupparle attraverso hashtag, che come vedete qua è diventato arancione perché viene riconosciuto dall'applicazione, e quindi vi permetteranno di prendere nota più facilmente. Universal Control. Questa cosa è molto interessante. Io ho provato a provarla, scusate il gioco di parole, ma non ci sono riuscito. Ho anche aggiornato iPad alla beta di iOS 15.1, forse 0, ma non ha funzionato lo stesso. Che cos'è Universal Control? È la possibilità di comandare diversi device utilizzando il mouse e la tastiera del Mac. Vale a dire che se io ho un iPad, in realtà il diverso device è l'iPad, posso comandare iPad invece di toccare, posso comandarlo col mouse del Mac, così come posso scrivere, se devo scrivere delle note, se devo scrivere in una chat, scrivere direttamente con la tastiera del Mac. È una feature, una cosa sicuramente molto interessante. Purtroppo non sono ancora riuscito a provarla. Tra l'altro, qui dice Available later this fall, quindi probabilmente verrà introdotto in una versione successiva di Monterey, così come in una versione successiva di iPad OS. Ti sarà possibile spostarti come se ci fosse un altro monitor, come se fosse un monitor secondario, sia su altri monitor sia su appunto iPad. Una cosa molto molto figa, molto molto interessante, che già era stata introdotta su iOS 15, è la possibilità del live text sulle foto. Quindi, se abbiamo una foto dove c'è una frase, dove c'è un numero di telefono, dove c'è comunque del testo, sarà possibile poterlo copiare e incollare come se fosse del normalissimo testo. Questa è un'immagine, una fotografia, ma mi permette già, senza neanche doverla scaricare, di selezionarne il testo. Vale lo stesso anche per i PDF. Di solito non sono Il testo non era selezionabile, su anteprima è selezionabile anche il testo di un PDF, seppure questo possa essere un'immagine.
Altra cosa molto interessante è la possibilità di selezionare un testo, come sto facendo io qua su Safari, e poter fare subito una ricerca, lookup, ci apre la finestrella qua, facciamo continuo, dove ci cerca ad esempio qua già, ad esempio il dizionario per farci la traduzione e dirci che cosa significa. Possiamo selezionare già subito qua Wikipedia e ci dà appunto la pagina, i riferimenti di Wikipedia, Mac App Store se ci sono applicazioni che rispondono. Selezionando quindi la parola ci dà la possibilità di fare lookup oppure direttamente di fare translate e quindi avere la traduzione. Nel campo invece del sistema operativo c'è le preferenze della batteria, si aggiunge la possibilità di attivare il risparmio energetico così da risparmiare un po' di energia sulla vostra batteria. Poi direi so much more che vedremo magari meglio in un video più avanti. Io come dicevo l'ho installato, lo sto provando, non ho ancora provato tutto, lo sto provando relativamente da poco. Se ci saranno delle novità importanti di cui vale la pena parlare, faremo un video più avanti. E anche per oggi è tutto. Vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa pensate di questo sistema operativo e se lo installerete, se le modifiche che hanno aggiunto, le novità, secondo voi sono degne di nota. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E le dubbio svegli e riaccendi!